Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Continuando l'ascolto del grande discorso della montagna di Gesù, arriviamo a un altro punto importante. Gesù dice ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno. Cosa voleva dire la giustizia degli scribi e dei farisei? La giustizia nel Vangelo di Matteo non vuol dire quello che pensiamo noi normalmente col concetto di giustizia. Giustizia vuol dire fare la volontà di Dio. Quindi è come se Gesù ci dicesse: se il vostro modo di concepire la volontà di Dio, l'obbedire a Dio, non supererà il modo di concepire l'obbedienza a Dio degli scribi e dei farisei. E com'era l'obbedienza a Dio che Gesù critica negli scribi e nei farisei? Una obbedienza totalmente esteriore. Un'obbedienza che non coinvolge il cuore, che non coinvolge l'interiorità. Poi Gesù fa un sacco di esempi, qui ne abbiamo ascoltati tre. Non uccidere. Io non uccido e sono a posto con il comandamento. Ma Gesù dice: ma se tu ti adiri con il tuo fratello, l'hai già ucciso nel tuo cuore. Se tu lo odi, se tu lo insulti, anche solo dentro di te, è come se l'avessi ucciso. Oppure un altro esempio, no? Non commettere adulterio. Io non commetto adulterio, non vado con nessuna donna o con nessun uomo, oltre il mio coniuge legittimo, non commetto adulterio. Ma dice Gesù: ma chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Cioè, sono esempi per dire, come anche dopo il giuramento, sono esempi per dire che cosa? Non basta e non serve solo una adesione esteriore al Signore, un'obbedienza materiale, un po' come quando la gente si viene a confessare e dice: non faccio niente di male, non rubo, non uccido, non bestemmio. Ma il problema è il cuore, è la tua interiorità, come vivi la tua relazione dentro, con Dio, con i fratelli. Ecco, quando Gesù dice: io non sono avvenuto ad abolire la legge di Mosè, ma a dare pieno compimento, vuol dire proprio questo. È un modo nuovo di leggere gli antichi comandamenti, che fa passare da qualche cosa di esterno, da un'obbedienza, ripeto, formale ed esteriore, invece a un cambiamento proprio del cuore, che ovviamente ti fa osservare i comandamenti, ma ti fa andare anche al di là, molto oltre. Una cosa è non uccidere, una cosa è amare, una cosa è rispettare l'altro, una cosa è volergli bene e mettersi a servizio. Ecco, Gesù ci fa andare al di là, ci fa guardare oltre, perché non basta essere in regola, si tratta di cambiare il cuore.